Amici di Time Out, questa sera la Villa Renoir si è impegnata a raccogliere fondi per le popolazioni terremotate. Ci sono qui circa 2000 persone questa sera e soprattutto tantissimi VIP. Cercheremo di andarli a scovare e ve li faremo conoscere. Di nuovo sugli schermi di Rete 55, niente proprio di meno che Claudio Savoldi Bellavitis, il Bird Bacharach italiano. Ti sei tanto dato da fare per pubblicizzarla, per la raccolta dei fondi. Sì, e vi dico in anteprima, poi lo dirò, che ho trovato tra l'altro uno sponsor di 40.000 euro che verranno consegnati direttamente il 25 di ottobre, dove io andrò ad Amatrice a fare un piccolo concerto, ovviamente in mezzo al nulla, invitando le persone che riceveranno 1000 euro a testa, che verranno selezionate con l'aiuto un po' del parroco. Per cui io ho dedicato 10 concerti per Amatrice, questo è il secondo, il primo è stato al Memo di Milano, gli altri a seguire saranno al Teatro Dal Verme, all'Aquila, a Pescara, uno a Roma e in alcuni castelli italiani. Bene, quindi in bocca al lupo e gustiamoci questa serata. Crepi, grazie mille, ciao a tutti, grazie Ricky. Amici di Time Out, uno dei VIP di questa sera è Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu, una canzone che conoscono tutti, è diventato un cult, un evergreen. È vero, grazie intanto. È una canzone che mi ha dato tanta gioia e ancora oggi, dopo tantissimi anni, ancora vive e vegeta, beata lei. E invece i tuoi Filati che fine hanno fatto? I miei Filati ormai, il mio gruppo i Filati, niente, non fanno più. Si sono defilati? Si sono defilati perché giustamente gli anni sono passati tanti e qualcuno ha cambiato strada. Bene, di che cosa ti occupi a parte la beneficenza che si fa questa sera, di cosa ti occupi adesso? Ma amore, solo di canto, io continuo a cantare, grazie a Dio, e per cui proseguo. Ecco. Benissimo, grazie Mario, grazie. Grazie a voi, grazie. Amici di Time Out, stiamo per entrare a Villa Renoir per questa fantastica serata di beneficenza. Già ho trovato, penso, il super ospite, il super VIP della serata. Presente. Giuliana è lanciatissima questa ragazza, ha fatto The Voice, tra l'altro primo live con Emi Schilla. Esatto, sono arrivata in primo live con il team Emi Schilla. Adesso progetti, cosa stai facendo? Quest'anno sto finendo la maturità, cioè quest'anno avrò la maturità e quindi il mio obiettivo è sicuramente uscire dal liceo e con un 90, diciamo, no? E poi proseguire per la mia strada che solo Dio sa quale sarà. Beh, sicuramente sarà lunghissima, ti vedo veramente lanciatissima nel mondo dello spettacolo e comunque per essere venuta anche una serata di beneficenza come questa, molto importante, e ti vedo anche centrato su obiettivi terra terra, con i piedi per terra. Sì, sì, assolutamente, questa serata e al di là di tutto questo mondo dello spettacolo, secondo me dobbiamo veramente essere focati in una cosa che è solidarietà e quindi avere questo amore verso il prossimo, e quindi questa serata è molto importante per questo, perché stiamo aiutando dei fratelli che sono i terremotati e quindi è una cosa giusta da fare che non spesso si vede, quindi solidarietà in primo posto e poi il resto verrà da sé. Beh, speriamo di raccogliere un sacco di fondi questa sera e ti auguro una buona serata, ci vediamo dentro. Anche a te, ci vediamo dentro. Tanti ospiti qui a Time Out su Rete 55, siamo qui con Paolo Renis, il patron della serata, già ormai non lo conosciamo già perché l'abbiamo già visto anche nelle altre puntate di Time Out. Allora, grande iniziativa, come sta andando? Beh, sta andando bene per adesso, grazie a Dio, vedo che la gente ha partecipato con contentezza di farlo e siamo contenti tutti perché alla fine il nostro scopo è quello di fare qualcosa di speciale stasera per persone che non hanno più niente e noi ce l'abbiamo messa tutta, speriamo che la serata vada avanti come abbiamo immaginato che fosse, ecco. È una vera star. No, dicevo, Paolo Renis è una vera star. Cari amiche di Time Out, allora intanto grazie per averci ricevuto nelle vostre case.
vi aspettiamo poi qui perché la serata è lunga. Se no ancora non lo conoscete, lui è il famosissimo Ghibli. Buonasera a tutte. E sono qui onoratissimo alla conduzione, si dice così, di questo grande evento. Un grande evento per gli amici meno fortunati, per gli amici colpiti dal terremoto, per gli amici del centro Italia. Non sarò solo sul palco, sarò col mitico creatore di eventi, eventi top in Italia e nel mondo, Mister Andrea Biandrino. Oh, ecco qua, grazie Ricky, grazie a tutti gli amici. Si chiama Ricky, anche una bella camicia. Beh, comunque vedremo un po' come sarà la serata, perché li intervisterai tutti. Mi raccomando, perché ci sono donne bellissime. Infatti Paolo lo stiamo mandando via. E allora niente, non dovete rimanere qua con noi e seguiteci. Va bene, allora gustiamoci la serata. Siamo di colpo diventati in due, Aleandri, perché... Alejandro e Aleandra. E Aleandra da questa parte, ciao. Ciao, tutto super, 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 una serata molto carina. Io praticamente mi tocca tutto quello che... Quando volevamo anche dare una mano per quello che è capitato in Italia, io essendo straniera ci mancherebbe anche cercare di dare una mano e stare qua e fare il minimo per queste persone che hanno perso tutto. E direttamente da Uomini e Donne eccoci con Barbara De Santi, professione insegnante ma star di Uomini e Donne. Allora, ex star, perché ormai è un anno che sono fuori dalla trasmissione, anche se mi stupisco, ho delle persone che mi hanno amato e continuano ad amarmi e continuano a seguirmi ovunque. Beh, prima quando sei salita sul palco, tutte le donne che erano alle mie spalle hanno detto oh! Ma davvero? Eh no, perché io quando salgo su un palco mi emoziono come mi emozionavo ogni volta da Maria De Filippi e non so neanche come ho fatto a far 4 anni a parlare a un pubblico in sala di 300 persone, ma fuori a 3 milioni di persone. Perché è questo l'audience che fa quella trasmissione. Comunque tu sei ancora sulla piazza? Sì, io mi ero fidanzata con una persona conosciuta fuori da Uomini e Donne, ecco perché non sono più andata. Però le cose non sono andate, ma sai quando si dice si rimane amici, comunque c'è un ottimo rapporto. Grazie Barbara De Santi. Grazie a voi. E naturalmente speriamo di raccogliere i fondi. Ah, quello senz'altro, la cosa per cui siamo qua. Ciao e Amatrice, sei tutti noi. Ciao. Ed eccoci qui con uno degli ospiti principali della serata, Mary Carbone. Speriamo di raccogliere i fondi. Ecco sì, è una cosa a cui tengo particolarmente perché Amatrice è anche la terra di origine di mio marito. E quindi l'ho conosciuta molto bene, l'ho vissuta anche tanto, andavamo lì sempre a mangiare la matriciana che era la più buona in assoluto e abbiamo anche una casa lì vicino, antisismica, che abbiamo già messo a disposizione per eventuali famiglie che ne hanno bisogno, quindi speriamo veramente di poter fare qualcosa per aiutarli. Amici di Rete 55, abbiamo trovato nel frattempo Cecile Gay. Sono in compagnia perché questa sera, a questa grandissima serata di cuore, di solidarietà, c'è Costa Rica presente, ma non sono sola perché c'è l'artista costarricense più famoso di Costa Rica, mi batte! Mi hai tolto le parole di bocca. Sì, sì. No, lei è la più famosa, ma ciao, time out, Pedro Capmani, piacere stare qui. Mi ha detto prima di iniziare l'intervista che non parlava benissimo italiano. In realtà ho scoperto che lo parla meglio di me, praticamente. Io che ho detto quasi quasi ti intervisto in spagnolo aggiungendo una S qua e là. Invece devo imparare subito perché niente me non so, è un po' difficile, ma sembra un po', así que devo imparare subito per poter salutare los amigos de Time Out. Questa sera anche un sacco di simpatia qui alla Villa Renoir, abbiamo incontrato un Mitch. Onorato di essere qua per questa causa, Mitch, Radio 105 è presente con me, tutto esaurito. Siamo qui per dare il nostro valore aggiunto e io posso dire che il mio contributo l'ho dato sia artisticamente che economicamente, ho fatto un'offerta e invito tutti quanti voi a stare vicino alle popolazioni di Amatrice.
con il cuore sono contento che anche voi abbiate partecipato. È un bel pensiero, grazie. Soprattutto una persona che dà risalto, che ha risalto anche in, sul nazionale, perché insomma è una radio importante. Amici di Time Out, siamo talmente avanti questa sera che abbiamo deciso di fare della beneficenza all'interno della beneficenza. Con noi c'è, avantissimo, con noi c'è Thomas, che ha ideato il progetto, che vi andrà a spiegare ora. Allora, è semplicissimo. Allora, i proventi di questo libro verranno devoluti all'associazione Onlus Vorrei Prendere il Treno, che lotta contro l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il fondatore è Jacopo Meilo e c'è un video su Facebook dove parla appunto di questo progetto che abbiamo fatto insieme, ecco. Quindi andate a vederlo, perché come ho detto è per beneficenza. Ok, che è per beneficenza. Allora, costa 16 euro per te e gli amici di Temato lo facciamo a 17, però cioè, capito, devi spendere, zio, non è che dici beneficenza. Metti mano al portafoglio. E allora mettiamo mano al portafoglio, mi raccomando ragazzi, andate a vederlo anche su Facebook, è molto importante. E mentre in sottofondo abbiamo la voce di un sindaco di Amatrice molto provato, molto commosso, che sta appunto ricevendo la notizia di quello che è stato ricavato nel corso di questa serata benefica, noi speriamo che vi sia piaciuto. Alessandro, Ricky, grazie a tutti, inviati di Time Out, spero che questa seconda puntata di Time Out vi sia piaciuta, abbiamo avuto tante star, tanti ospiti, tanti personaggioni, bellissime ragazze e naturalmente state con noi anche la prossima settimana su Rete 55. Time Out, noi vi salutiamo con una bella fetta di panettone. Anticipiamo il Natale. Anticipiamo il Natale. Esatto, abbiamo ciao.